Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A voi la linea. Partiamo da Azzano Decimo perché si terrà il raduno regionale dei bersaglieri. Approda quest'anno il 26 e il 27 marzo. Diversi gli appuntamenti in programma, vediamo quali. Sì, da una ricorrenza importante nel 55esimo della sezione dei bersaglieri di Azzano, ecco l'occasione per il raduno regionale. Che giorno sarà e soprattutto che giornata immagina? Sì, un momento davvero bello, gioioso, di festa che la città si è preparata ad accogliere nel miglior modo possibile. Ci sono delle bandiere, dei drappi che fanno proprio respirare un'atmosfera di festa e di volontà di condividere questo bel momento con i nostri bersaglieri. Ci saranno 3 giornate ricche di appuntamenti, appuntamenti istituzionali, appuntamenti anche nei quali potremo ascoltare e raccontare alcune gesta compiute anche dalle Fiamme Cremisi, dagli atleti delle Fiamme Cremisi che andremo anche a premiare nella serata teatrale che ci sarà sabato e nella serata di domenica, a parte tutte le manifestazioni di carattere istituzionale, ci sarà anche l'inaugurazione del Largo dei Bersaglieri qui a ridosso del centro di Azzano Decimo, per lasciare proprio una testimonianza tangibile e perenne dell'attaccamento della città di Azzano Decimo ai bersaglieri. L'attività e quello che noi proviamo oggi per i bersaglieri può essere riassunto in 3 parole. Il primo è quello della memoria. Ricordiamoci sempre che i bersaglieri sono comunque un corpo militare dello Stato che ha dato tanto nella storia della nostra Repubblica per consentirci di essere oggi uno Stato libero. Onoriamo i caduti bersaglieri come tutti i caduti delle guerre e ricordiamoci di loro. In secondo luogo, la condivisione. Le istituzioni tutte, l'istituzione comunale, tutte le istituzioni repubblicane e anche l'esercito concorrono alla costruzione di un mondo di pace. E questo è un momento particolare della storia in cui questa parola evidentemente va sottolineata e tutti devono fare la propria parte per cercare di perseguirla. E il terzo, l'amicizia. I bersaglieri incarnano quel senso di simpatia e di presenza nel territorio che spontaneamente fa sgorgare lacrime di commozione e sorrisi di gioia anche presso il nostro territorio, presso i nostri concittadini, nelle tante iniziative di solidarietà che conducono. Quindi siamo felici di ospitarli, saranno 3 giornate davvero belle di festa e alle quali invitiamo tutta la cittadinanza. Generale, una manifestazione importante, il raduno, ecco, regionale, tra altre cose, nel 55esimo della sezione locale dei bersaglieri di Azzano Decimo. E che cosa si attende da questa kermesse? Sì, stiamo cercando di ripartire, l'abbiamo fatto già 2 settimane or sono in quel di Cargnacco, nel ricordare i bersaglieri, ma tutti quelli che hanno partecipato alla campagna di Russia, e lo facciamo in questi giorni con Azzano Decimo per ricordare il 55esimo della fondazione. E lasciare un piccolo ricordo alla città di Azzano Decimo. E abbiamo già iniziato, questa mattina con un incontro con le scolaresche di Azzano Decimo, una riunione che è terminata un quarto d'ora fa, e dove abbiamo cercato di tratteggiare la figura di Enrico Toti, sotto il profilo etico, umano, del diversamente abile, della corrispondenza del diversamente abile di 100 anni or sono e quelli di oggi, con tutti i valori che racchiude Enrico Toti, al di là del gesto della stampella lanciata contro il nemico, ma invece abbiamo scoperto un uomo pieno di valori. Ecco, questi sono, diciamo, continuiamo quello che è il nostro compito, tramandare la storia e cercare di mettere in evidenza le sfaccettature migliori che possano anche far crescere la società, ma in particolar modo i giovani. Questo è il nostro obiettivo e speriamo di dare il nostro contributo. Per quanto riguarda la manifestazione, quali saranno i punti salienti? Bene, noi questa manifestazione diciamo abbastanza contenuta, anche perché non si possono creare tanti momenti un po' particolari, avrà il suo culmine musicale sabato sera al Teatro Mascherini, gentilmente messo a disposizione dal Comune, dove si esibirà la fanfara di Ceggia e la filarmonica di Tiezzo, nonché banda municipale.
sono due, una realtà locale che abbiamo già avuto modo di, tra virgolette, utilizzare, ma ha collaborato con noi due anni or sono, quando nel festeggiare il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale abbiamo fatto un concerto in notturno con, presso il Sacrario di Re di Puglia e ripetuto al Giuseppe Verdi di Trieste il 4 novembre, quando proprio il termine della Seconda Guerra Mondiale. Ed ora ci spostiamo a Udine, la città in bandierata festa in occasione dell'anniversario della nascita della patria del Friuli. La festa, partita nel 1977, di anno in anno sta richiamando sempre più l'attenzione e la partecipazione dei friulani. Isabella Gregorato ne parla con il sindaco Pietro Fontanini. La festa sarà celebrata il 3 aprile, però Udine si è già preparata appunto per celebrare l'anniversario della nascita della patria del Friuli. Ricordiamo il 3 aprile del 1077. Vediamo qui la loggia, di fronte alla loggia del Lionello, Piazza Libertà, ci sono già le bandiere del Friuli per ricordare l'evento. Ne parliamo con il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Udine quindi si prepara per diverse iniziative in occasione del 3 aprile. Sì, è una festa importante, molto sentita anche dalla città di Udine. Ricordo che Udine è la capitale del Friuli e quindi quando c'è questa festa dobbiamo far vedere, insomma, che c'è la festa. Ecco perché abbiamo imbandierato la città, il centro storico, con queste bandiere, che sono le bandiere che portano l'emblema del nostro Friuli, l'Aquila, su sfondo azzurro, gialla, colori tra l'altro che sono molto di attualità perché sono gli stessi colori dell'Ucraina, e quindi anche noi friulani ci sentiamo vicini adesso al popolo ucraino che sta lottando per la propria libertà. Qui ricordiamo un fatto molto antico del 1077, siamo nel Medioevo, e il Friuli ebbe per la prima volta la sua autonomia politica con l'investitura del patriarca a capo anche del civile, in pratica, di questo territorio. È una festa che va ricordata e siamo contenti, come ogni anno, di imbandierare la nostra città per ricordare la festa del Friuli. Ecco, valori di allora che andrebbero ricordati anche adesso, anche ai giorni nostri, perché sono quanto mai attuali, seppur datati. Sono attuali perché l'identità di un popolo è qualcosa a cui non si può rinunciare. Allora la festa nazionale, in pratica, no, del popolo friulano, il 3 di aprile, che viene ricordata ogni anno oramai dal 1997, anche perché col Placeriani chiamò i friulani l'anno dopo il terremoto ad Aquileia e disse loro: dovete ricordare questa data perché è importante, è l'inizio in pratica dello Stato patriarcale, quindi dobbiamo ricordare le nostre radici, che sono le radici di Aquileia, le radici dell'autonomia, le radici di un popolo orgoglioso della sua storia e della sua identità. Ma com'è vissuta oggi dai friulani questa festa? È riconosciuta? La conoscono? Cioè sanno che quello che accadde appunto nel 1077? Ma molti forse non conoscono la storia precisa, però sanno che questa è la bandiera del Friuli, anche perché viene utilizzata in tantissime occasioni sportive, viene sventolata, e sempre più capiscono, insomma, che cosa significa avere qualcosa di tuo, di identitario, com'è la bandiera del popolo friulano. Bene, qui da Piazza Libertà è tutto, ringrazio il sindaco di Udine Pietro Fontanini e restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella. Anche il santuario di Castelmonte si unisce alla nuova giornata di preghiera per la pace voluta da Papa Francesco. Domani Ucraina e Russia saranno affidate insieme alla Madonna nella Santa Messa dell'Annunciazione. Un'altra giornata di preghiera per la pace indetta da Papa Francesco, domani in occasione dell'Annunciazione, Santa Messa solenne in cui vengono affidate Ucraina ma anche Russia in un'unica preghiera di pace. Qual è la valenza di questo momento comunitario? Beh, certamente
Siamo di fronte ad una proposta dal forte valore ecclesiale, una preghiera che il Papa ha rivolto come invito innanzitutto a tutti i vescovi italiani, a tutti i vescovi del mondo, a tutti i rettori dei santuari di cui facciamo parte anche noi, ed è una preghiera che quando è fatta insieme evidentemente è una preghiera più potente e crediamo anche più efficace in risposta alla richiesta che il Santo Padre fa. Una preghiera che ci unisce, ma una preghiera, ripeto, che diventa anche più forte se fatta insieme, e noi da Castelmonte non potevamo non abbracciare questa richiesta del Santo Padre. Qual è la sua intenzione personale verso le vittime dell'Ucraina, ma anche verso i molti russi che sono chiamati a combattere spesso contro la loro voglia? Beh, l'intenzione è quella di essere vicino come possiamo, concretamente con la preghiera, e poi se riusciamo anche, abbiamo già inoltrato anche la proposta alla Caritas diocesana, se riusciamo anche ad affidare due appartamenti che abbiamo qui noi, che sarebbero liberi, ecco, vediamo come sarà la prospettiva futura, e intanto noi diamo la disponibilità. Tra 2 mesi esatti ci sarà anche l'arrivo di una tappa del Giro d'Italia proprio qui nel Piazzale, anche lo sport può avere la sua valenza di pace in questo periodo? Certo, mai come in questi anni Castelmonte è divenuta una tappa obbligata per chi vuole mettersi alla prova anche dal punto di vista sportivo. Mai come in questi anni si è notato proprio un aumento esponenziale di sportivi, fedeli anche di mezza età, tutti coloro che si sentono protagonisti di una salita importante, difficile come quella di Castelmonte, ma al tempo stesso un luogo, quello di Castelmonte, che è ricco di significato, quindi verrebbe da dire che una salita così vale proprio la pena di farla, perché la tappa è straordinaria, quindi è l'incontro con il Signore attraverso l'immagine, l'effigie della Vergine Maria. Questo santuario è stato un punto di riferimento anche nel periodo del Covid per pregare per le vittime, insomma, di questa pandemia. Adesso che si va verso la fine dello stato di emergenza, stanno riprendendo piano piano anche le visite. C'è una ripresa abbastanza timida, ma ci auguriamo che cresca sempre di più e soprattutto che ricomincino i tradizionali pellegrinaggi che si compivano fino a pochi anni fa, e quindi che le parrocchie, i sacerdoti, i parroci riorganizzino questa presenza, questo flusso di pellegrini guidata proprio dai sacerdoti. Ecco, un conto è salire da soli a Castelmonte, un conto è viverlo con i propri parroci, guidati da alcuni catechisti, ha tutto un altro sapore, questo voglio dire. Ed ora una piccola pausa per la pubblicità, ci rivediamo tra poco. Bentornati in diretta da voi la linea. Andiamo a Pordenone, dove la Polfer ha una nuova sede all'interno della stazione dei treni, e per il questore Carocci si tratta di un passo in avanti per la sicurezza. Signor Questore, un giorno importante per la città di Pordenone, ma anche per la stazione. Inaugura il nuovo posto di polizia ferroviario. Che cosa rappresenta per lei, ma soprattutto per la sicurezza della città e per chi viaggia ogni giorno in treno? È sicuramente un presidio molto importante per la cittadinanza, perché la polizia ferroviaria svolge un ruolo fondamentale, perché è veramente un punto di riferimento per chi quotidianamente o periodicamente utilizza il mezzo ferroviario per lavoro, per diletto, per turismo, qualsiasi altro motivo. Ho toccato con mano nella mia precedente esperienza di dirigente del compartimento del Friuli Venezia Giulia quanto la polizia ferroviaria costituisca un punto di riferimento per gli utenti e come sia importante per il cittadino vedere la divisa all'interno della stazione, perché il cittadino si rivolge dalla semplice informazione, anche la più banale, fino alle richieste di aiuto vero e proprio quando si trova in difficoltà. Quindi molto bene questi nuovi uffici per il personale della polizia ferroviaria, ed è un presidio che contribuisce a crescere la sicurezza della nostra città. Qual è il grado di sicurezza delle nostre stazioni in Friuli Venezia Giulia? Lei, tra altre cose, arriva proprio, come diceva bene, da quel compartimento. È sicuramente un livello ottimo, noi siamo sempre presenti, abbiamo avuto delle carenze di personale che in qualche modo hanno contribuito ad metterci un po' in difficoltà, ma in realtà poi con un piano di rafforzamento predisposto dal Ministero sono arrivati dei rinforzi, e quindi io direi di essere assolutamente soddisfatto di come nelle stazioni della Regione Friuli Venezia Giulia la sicurezza sia garantita.
Signor Prefetto, che cosa rappresenta questo nuovo presidio rinnovato all'interno della stazione di Pordenone? Maggiore sicurezza, no, per i cittadini e soprattutto per chi viaggia quotidianamente in treno? Assolutamente sì, per chi viaggia quotidianamente in treno la presenza della Polizia di Stato è un fattore di sicurezza molto importante. Noi non ce ne accorgiamo, non ce ne rendiamo conto, ma quando entriamo in stazione camminiamo anche distrattamente, con la coda dell'occhio vediamo l'agente della Polizia di Stato, abbiamo una sensazione di sicurezza maggiore, perché nelle stazioni passano migliaia di persone, per cui vedere una persona amica, perché la persona in divisa è una persona amica, ci riempie di sicurezza, e vedere anche il simbolo della Polizia di Stato nella stazione, come abbiamo visto oggi giù nei locali c'è la tabella della Polizia di Stato, ci dà veramente a tutti gli utenti una sensazione di presenza dello Stato e delle istituzioni e di sicurezza soprattutto. Vice Sindaco, lei è anche responsabile della sicurezza in città, cosa significa avere un presidio rinnovato all'interno della stazione ferroviaria con la polizia sempre molto attenta alle dinamiche che succedono in città? È sicuramente un tassello importante per la sicurezza in città, perché la stazione ferroviaria è da sempre punto nevralgico non soltanto per la città di Pordenone ma per tutte le città. Ecco, allora che poter garantire agli operatori della Polizia Ferroviaria di lavorare in un ambiente sicuro, sereno, dotato della tecnologia, sicuramente consente di avere un migliore servizio per la nostra città. Quindi ringraziamo la collaborazione tra RFI, la Polizia Ferroviaria, e in questo un ulteriore tassello dopo aver anche inaugurato il bar della stazione, che comunque è un punto di riferimento, di supporto per tutti coloro i quali utilizzano questo edificio quale punto di passaggio o per andare o per venire nella nostra città. Quindi un biglietto da visita rinnovato per rendere ancora più attrattiva la nostra città. Domani al Teatro Nuovo Giovanni da Udine si terrà il concerto della FVG Orchestra per raccogliere fondi per l'Ucraina. Si esibirà uno dei flautisti più apprezzati al mondo, Massimo Mercelli. Poco fa si sono concluse le prove a Palmanova. Grazie della linea, si è appena conclusa la prova della FVG Orchestra diretta dal maestro Paroni, che è qui alla mia destra in vista del concerto per l'Ucraina. Verranno raccolti fondi proprio per quel popolo. Maestro, allora intanto, se dovessimo tirare la linea, farete altre prove? Come sta andando? Le chiedo anche il repertorio. No, le prove sono concluse, quindi quello che c'è c'è. Il repertorio è un repertorio che si fonda sul compositore contemporaneo Penderecki, morto due anni fa in realtà, proprio in questi giorni, quindi di cui ricorre un anniversario importante e del quale eseguiamo due lavori significativi, la sinfonietta per archi e il concerto per flauto e orchestra scritti all'inizio degli anni 90, quindi sono due lavori contemporanei di un compositore che bene o male ha fatto la storia della musica, no bene o male, bene, ha fatto la storia della musica contemporanea classica. E come complemento del concerto eseguiremo due pezzi di Dvorak, perché era un compositore che Penderecki amava, e nello specifico il notturno per archi e la suite ceca del compositore boemo, che sicuramente concluderà il concerto con un tono un pochino più confortante rispetto a quello che per alcuni ascoltatori la musica contemporanea significa. E quindi siamo pronti a fare questo concerto in onore del popolo ucraino che tanto sta soffrendo. Maestro, la musica rispetto alla guerra come si pone? Si pone, dipende un pochino dalle persone a cui questa domanda viene fatta. Per quanto riguarda me personalmente, la musica si pone ovviamente sopra qualsiasi cosa. Io sono completamente contrario al bando a cui sono stati messi i compositori storici, gli autori storici russi, che ovviamente con la situazione attuale non c'entrano nulla. La Russia è uno stato fatto di persone che ovviamente non possono essere improvvisamente tutte cattive. Quindi noi faremo questo omaggio all'Ucraina, naturalmente al popolo ucraino che sta soffrendo, ma in qualche modo dobbiamo, io credo, essere vicini anche a quello che è il popolo russo, che ovviamente non è unità a favore di questa guerra, anzi. E quindi abbiamo anche una piccola minore sorpresa nel bis, che sarà un omaggio anche alla musica russa.
Quindi le vittime non sono da un lato solo ucraine, ma ci sono anche i russi che evidentemente in gran parte non vogliono questo conflitto. Beh, questo io non lo so, ovviamente non sono un tecnico della guerra o della situazione sociopolitica, ma credo ragionevolmente che ci siano anche vittime russe, oltre ovviamente tutti i morti sul campo. Credo che ci siano, anzi, quel poco che sappiamo di quello che succede in Russia, ci sono vittime imprigionate per proteste numerose, quindi insomma, credo ci siano vittime anche dall'altra parte. Ringrazio il maestro Paolo Paroni, quindi l'appuntamento è per domani, concerto per l'Ucraina al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, venerdì 25 marzo. Alla prossima. Un momento corale che ha visto il coinvolgimento di tutti i componenti della scuola come comunità è l'iniziativa per la pace che si è tenuta ieri a Butrio nel piazzale del polo scolastico della Danieli. A seguire si è tenuto l'open day della secondaria per l'anno scolastico 2023-2024. Promuovere la pace oltre ogni bandiera nazionale come valore alto e profondo di civiltà. L'idea del Collegio Docenti del Polo Scolastico Danieli di Butrio, che ha coinvolto tutti i componenti della scuola come comunità, genitori, segreteria, personale docente e tutti gli alunni nel coro per la pace. Sono ancora commossa in realtà, perché comunque sono momenti questi che nascono sì da una progettazione ma anche un bisogno molto spontaneo dei bambini con i loro pensieri, anche con le loro preoccupazioni e i loro genitori. Il fatto di aver trovato un collante unitario, com'è il canto, perché il canto è l'espressione comunque di un'emozione che si condivide insieme ad altre, quindi un coro così come è venuto, ma che è forse proprio l'espressione di un bisogno di tutti, proprio di un momento di pace, di serenità. I bambini con le loro voci sono sempre poi magistrali, no? Dal punto di vista proprio anche dei contenuti che propongono sulla base della loro esperienza quotidiana, ma che forse ci insegnano anche qualcosa. Ecco, questa è un po' la nostra scuola in questo momento. Poi adesso proseguiremo con un evento appunto di porte aperte per la scuola secondaria di primo grado, che è nata quest'anno con la prima classe, e proseguiamo nei prossimi anni. Ed è anche questo un momento importante, perché penso che la scuola media, come si parlava, come si diceva una volta, rappresenta un'età significativa, l'adolescenza, ragazzi che non sono né carne né pesce, ma che hanno bisogno di ascolto e hanno bisogno di percorsi di crescita significativi. Dobbiamo essere tutti insieme per la pace, perché sennò vengono le guerre. E queste non devono esserci. E l'importante per noi era dare uno spazio ad ogni bambino per poter in qualche modo sfiatare le emozioni. Era importante dare loro uno spazio per poterle tirare fuori e renderle patrimonio di tutti. È stata un'occasione importante per dare il senso di una comunità educante come vuole essere questa scuola. Bambini e famiglie che si abbracciano per un unico messaggio che va al di là di ogni bandiera nazionale. Iniziativa nata da lei, che è l'insegnante di musica, ma anche di religione? Assolutamente sì, tutto il collegio docenti di questa scuola è compatto nel decidere di dare un messaggio, insomma, come scuola in questo momento, e quindi siamo tutte che lavoriamo, abbiamo lavorato intorno a questo progetto, perché la pace è un percorso e non è una singola iniziativa. Siamo in chiusura, ma vi ricordo l'appuntamento delle 16:30 con l'informazione di Telefriuli. Buona giornata.